Bene, buongiorno e benvenuti al secondo appuntamento di questo, diciamo, doppio ciclo, uno dedicato al ciclo di formazione online, uno dedicato al diritto d'autore nella didattica online, che è stato diciamo, 4 giorni fa, quindi questa stessa settimana, e oggi invece la seconda parte è dedicata alla gestione della privacy nella didattica online. Come ho già anticipato l'altra volta, io parlo di didattica online perché voglio stare molto generico, perché in effetti le cose che dico valgono per ogni forma di didattica, quindi anche la formazione, diciamo, anche quello che stiamo facendo noi oggi, soprattutto la parte sul diritto d'autore era abbastanza neutra, quindi valeva anche per chi fa attività di formazione fuori dalla scuola, nel senso classico del termine. La lezione di oggi, invece, nell'ultima sua parte, cita delle direttive, delle indicazioni tipiche proprio provenienti dal Ministero dell'Istruzione, quindi invece sono rivolte più specificamente all'attività di istruzione nella scuola pubblica, in senso più, quindi, più classico. Però, prima di arrivare a quella parte, dovrete seguirmi con un po' di introduzione, un po' di concetti generali sulla privacy, sul diritto alla privacy, che insomma è in effetti un tema non semplicissimo. Non so se avete, poi non ho sondato, se la volta scorsa avete trovato facile la lezione o meno. Oggi può essere un po' più tecnica. Cercherò di rendervela un po' il più digeribile possibile. Almeno solitamente mi riconoscono questa capacità. Spero che anche oggi vada a buon fine. Allora, il corso di oggi è diviso in 5 parti. Una è un'introduzione, quindi diciamo 4 parti principali. E inizio, salto diciamo un po' i convenevoli perché ormai ci siamo già conosciuti, quindi giusto per chi poi vede il video, qua ci sono tutti i riferimenti in rete e slide share dove poi finiranno anche queste slide che state vedendo. Mea culpa che non ho ancora messo, magari qualcuno di voi le ha cercate ma non le ha trovate perché non le ho ancora messe quelle della volta scorsa, volevo avere un attimo tempo di riguardarle per qualche piccolo errore, qualche piccolo refuso da togliere. E lo farò a breve. Il video invece della volta scorsa l'ho registrato, lo sto rielaborando, è venuto molto bene, quindi anche quello sarà messo sul canale YouTube. E niente, quindi questi sono i miei recapiti. Siamo già pronti per iniziare con una prima parte introduttiva con i concetti generali. Innanzitutto, visto che veniamo da una giornata insieme, un pomeriggio insieme dedicato al diritto d'autore, al copyright. E vi avevo già anticipato che spesso c'è confusione tra questi due concetti, questi due istituti giuridici. Allora iniziamo a tracciare bene il confine diciamo, per capire dove arriva l'uno, dove arriva l'altro e dove si ferma l'altro. Quindi due concetti e due istituti giuridici estremamente differenti. Quindi concetti differenti perché sono proprio concetti, basta, come dire, anche prendere l'etimologia delle due parole anglosassone, copyright, diritto di fare copie, privacy invece ci richiama a qualcosa di ricerca della riservatezza, della privatezza, esiste anche la versione italiana della parola privacy in senso più letterale. E anche in senso giuridico, quindi anche nell'ambito giuridico sottostanno a delle norme, a dei principi, una regolamentazione abbastanza diversi. Quindi confonderli insomma, è fonte di, poi è segno di ingenuità, diciamo, di poca conoscenza della materia. Succede spesso, vi assicuro, spesso mi contattano clienti che vogliono una consulenza sulla privacy, in realtà poi scopri che è una consulenza sul copyright, oppure il contrario, vogliono un corso sul copyright, in realtà volevano un corso sulla privacy. Perché probabilmente sono diciamo, le due declinazioni in cui si manifesta il diritto del mondo digitale, no? Quando parliamo di regolamentazione della vita in ambito digitale, uno pensa a queste due sfere, no? Questi due ambiti, quello del copyright e della tutela dei contenuti online e quella della privacy e della riservatezza. Ma non è che siano il rovescio della stessa medaglia, sono proprio due medaglie separate, sono proprio due medaglie distinte. Vedremo che forse hanno un punto di contatto, cioè c'è una parte che le mette diciamo, in cui si sovrappongono, che è quello che è l'aspetto della gestione dei diritti sull'immagine, no? I diritti d'immagine sono in effetti un tipo di diritti che va trattato secondo sia i criteri del copyright, del diritto d'autore, sia secondo i criteri della privacy. Ad ogni modo, vedete qua, basta appunto analizzare l'etimologia delle due parole, privacy si occupa di tutela della riservatezza e ancora più precisamente del dato personale,
Copyright si rivolge, il mondo del copyright si rivolge, la normativa sul copyright si rivolge alla tutela delle opere creative. L'abbiamo già spiegato, quindi abbiamo già sottolineato che chi esercita un copyright, chi si preoccupa della tutela del copyright è perché tendenzialmente è un autore, qualcuno che produce contenuti creativi che poi sono destinati a essere pubblicati. No, normalmente il diritto d'autore viene, soprattutto nel suo aspetto patrimoniale, viene monetizzato quando l'opera comincia a circolare, comincia ad avere un discreto successo di pubblico. Allora uno, il suo autore o i suoi aventi causa iniziano a esercitare e a sfruttare questo copyright, questo diritto di fare copie. Quindi vedete che vanno in due direzioni abbastanza separate. L'una nella direzione della riservatezza, del tenere riservato, quindi del tenere protetto un individuo, una persona da invasioni nella sua sfera privata, l'altro invece è un soggetto che di natura fa l'autore e quindi per sua natura si espone alla lettura, che ne so, all'ascolto di musica, alla visualizzazione su siti web dei suoi contenuti. Il concetto di privacy nasce, dal punto di vista giuridico, ovviamente, nasce alla fine dell'Ottocento. E il primo giurista che ne ha parlato è Louis Brandeis, che scrisse per la Harvard Law Review, quindi una delle più importanti riviste internazionali in materia in materia giuridica, un articolo che si intitolava The Right to Privacy, cioè il diritto alla privacy, banalmente, e qualificato come, guardate, quella frasetta in corsivo, the right to be let alone, cioè il diritto a essere lasciato da solo sarebbe letteralmente, o più in senso esteso, il diritto a essere lasciato in pace, a essere lasciato tranquillo, che è proprio l'essenza della privacy, cioè il fatto che un individuo, una persona, abbia il diritto a non avere intrusioni, invasioni nella sua sfera personale, cioè che tutti abbiano diritto ad avere una sorta di area protetta, di sfera all'interno della quale possono vivere serenamente senza intrusioni da parte degli altri, delle altre persone. Diritto che ovviamente è nato nel 1000, cioè si è iniziato, la dottrina giuridica ha iniziato a teorizzarlo e quindi poi anche la giurisprudenza ad applicarlo alla fine dell'Ottocento, nei primi del Novecento, ma poi abbiamo iniziato ad avere una percezione, a renderlo centrale negli ultimi decenni, ovviamente, quando la tecnologia, l'avvento del digitale e soprattutto l'avvento dell'interconnessione in rete, ha fatto capire quanto fosse in pericolo quel tipo di diritto. Quindi quanto attraverso l'aumento della potenza di calcolo e della disponibilità di una rete ormai per tutti, che è sempre, come dire, tutti abbiamo accesso ormai alla rete costantemente ad un costo quasi marginale, quasi zero, e abbiamo degli apparecchi che anche lì a un bassissimo costo hanno una potenza di calcolo estrema e quindi permettono di macinare, rielaborare dati in modo molto più impattante di quello che succedeva negli anni, che ne so, anche solamente negli anni 80-90, quindi anni che magari gente che ha più o meno la mia età si può ricordare, no? La prima legge sulla privacy italiana, infatti, è stata negli anni 90-96, figlia di una direttiva europea che aveva spinto in quegli anni verso, cioè quindi tutti i paesi dell'Unione Europea, a fare la normativa sulla privacy. Altro concetto con cui la privacy viene spesso sovrapposta e confusa, anche se qua, insomma, la confusione la vedo un po' meno grave rispetto alla confusione col copyright, è la confusione appunto tra privacy e sicurezza informatica. Allora, in un certo senso, allora, se andiamo a leggere la normativa sulla privacy, troviamo molti articoli, molti obblighi legati alla sicurezza tecnica proprio dei dati, e quindi, ripeto, non siamo così lontani. Però, per essere un po' puristi, dovremmo ricordarci che non sono due sinonimi, quindi privacy è un concetto più ampio, legato alla sfera giuridica e ai diritti della persona. Vedremo che titolare di questo diritto della privacy è sempre una persona fisica, un essere umano. La sicurezza è un concetto invece legato più che altro alla sfera tecnologica, ma che ha poi indirettamente anche ripercussioni sulla riservatezza.
Perché se i dati personali, quindi dati riconducibili a persone fisiche, esseri umani, sono salvati in un sistema, in una memoria, in un sistema, in un computer, in un cellulare, che non sono protetti proprio da un punto di vista tecnico, da intrusioni, è chiaro che sto violando, cioè sto facendo sia qualcosa che non è corretto dal punto di vista della sicurezza, della buona prassi di sicurezza, ma anche sto mettendo a rischio la privacy, perché la diffusione di quei dati che invece dovrei avere solo io, è molto più, come dire, più probabile che avvenga anche al di là della mia sfera, cioè dell'ambito in cui invece l'utilizzo è autorizzato. E quindi infatti proteggere i dati significa anche proteggerli contro trattamenti illeciti, cioè trattamenti privi di base giuridica o non sorretti dal consenso o compiuti da soggetti non legittimati. Ok, quindi avere tizio può avere sul suo computer, sul suo cellulare, una serie di dati personali, magari molto personali, molto delicati, perché lui ha un ruolo che gli consente di avere questi dati. Pensate a un medico di famiglia, no? Che ha tutto il vostro, la vostra storia clinica, conosce i farmaci a cui siete allergici, conosce i trattamenti a cui siete stati sottoposti, le malattie infettive che avete avuto, e quel computer lì in mano ha il figlio sedicenne adolescente dello stesso medico, è già un rischio, è già un pericolo se non è sottoposto a delle barriere particolari che permettono che quei dati vengano criptati e solo il medico, solo lui possa davvero accedervi, no? Quindi vedete come la sicurezza e la privacy possono molte volte, diciamo, lavorare insieme, essere due aspetti che vanno considerati insieme. Quindi vedete, la sicurezza informatica la scomponiamo in questi due fattori, io li ho chiamati così, fattori tecnici, cioè l'adozione di appositi sistemi hardware e software, ma anche fattori umani. Spesso sono la sicurezza informatica ha delle falle che sono non tanto nel sistema operativo, nell'aggeggio, nel dispositivo tecnologico, ma nell'essere umano, nel modo in cui l'essere umano li usa questi sistemi. Classico esempio: avere un computer con un software di criptazione dei dati con una password di 15 caratteri super complicata, e quindi il massimo della sicurezza informatica da un punto di vista tecnico, però poi avere un bel adesivo, un bel post-it sul computer o di fianco dove c'è lo schermo con la password scritta per non dimenticarsela, e quindi è lì è stato il fattore umano a rendere debole, cioè l'anello debole nel fattore umano, e questo vi assicuro che è il caso più frequente, cioè spesso in situazioni di fuga di dati, di data breach, come si dice tecnicamente, se si va a ricostruire tutta la storia, purtroppo l'anello debole è stato in qualche comportamento umano poco attento, poco rispettoso delle prassi e via dicendo. Quindi teniamo sempre, quando parliamo di sicurezza informatica, presenti questi due aspetti della sicurezza informatica. Facciamo un test adesso, questo lo facevo spesso in aula, viene meglio, purtroppo in una lezione a distanza ci divertiamo di meno perché non riesco a vedere le vostre facce, ecco. Però io chiedo spesso, perché allora abbiamo detto come nel diritto d'autore sia, no, forse non l'abbiamo detto, nella lezione della volta scorsa avevamo poco tempo, quindi mi sono risparmiato un po' di riflessioni più filosofiche, no? Però la riflessione che normalmente faccio, la faccio adesso, anche se è relativa alla volta scorsa, no? Che il docente che fa un'attività creativa, prende materiali per fare le sue lezioni, dovrebbe essere anche ad esempio, cioè dovrebbe aumentare la sua consapevolezza, non tanto solo per rispettare le norme, perché un docente di scuola pubblica dovrebbe anche avere un senso un senso civico particolarmente sviluppato e rispettare le norme, ma anche perché è di esempio gli studenti, cioè se il docente è il primo che per fare le slide, per fare un'infografica che poi viene diffusa sul sito della scuola, se ne fotte, passatemi il termine, del diritto d'autore, cioè non se lo fila di striscio, perché tanto pensa che sia un problema secondario, perché tanto figurati se vengono a prendere me, tanto il diritto d'autore su internet non esiste, no? Cioè tutte le varie leggende metropolitane che noi abbiamo smontato la volta scorsa, non solo sta sbagliando lui, ma sta mandando un segnale ai suoi studenti, no? Quindi c'è un discorso di consapevolezza su se stesso, ma anche di messaggio che lanci agli studenti. Lo stesso discorso portiamolo sulla privacy, quindi il corso di oggi, queste due ore e mezza che facciamo insieme, sono perché
dopo queste 2 ore mi auguro, come è successo la volta scorsa, la vostra percezione e consapevolezza della materia ne esca sviluppata e aumentata. E quindi da qua in poi, no, come l'altra volta vi ho detto, non siete più autorizzati adesso a prendere le immagini così a casaccio da Google Immagini, ma adesso siete obbligati, visto che avete seguito questo corso, a seguire, diciamo, le indicazioni per mettere i filtri e andare a prendere immagini solo che siano autorizzate con una licenza open. Questo è l'esempio che abbiamo fatto alla fine della lezione della volta scorsa. Oggi facciamo la stessa cosa però sul piano privacy, cioè da qua in poi non sarete più troppo autorizzati a non filarvela del tutto la privacy, perché tanto siamo obbligati ad accettare tutto, ma siete almeno portati a farvi delle domande. Poi purtroppo in alcuni casi siamo davvero obbligati a usare le piattaforme perché non abbiamo alternative, quindi dobbiamo usarle per forza, anche se sappiamo e siamo consapevoli che la nostra privacy viene in qualche modo invasa. Questo è un altro paio di maniche, se ne sta discutendo in questi giorni relativamente a WhatsApp, ad altre piattaforme che hanno fatto notare i loro. No, cioè sono, diciamo, problemi a noi giuristi ben noti. Ultimamente se ne sta parlando un po' di più perché ci sono stati dei fatti di cronaca che hanno fatto emergere il problema. Però io uso sempre questa domanda per far riflettere sul livello di consapevolezza in materia di gestione della privacy e di trattamento dati personali. Ovvero, immagino che tutti voi abbiate un cellulare su cui c'è la nota applicazione Google Maps, no? Poi c'è chi la usa un po' di più, c'è chi la usa un po' di meno, però obiettivamente è uno strumento molto potente. Perché? Perché una delle sue funzioni principali, soprattutto per chi va in automobile, è quello di riuscire a dare una previsione del traffico. Cioè io devo andare, ho un appuntamento importante, devo sapere a che ora devo partire in auto per arrivare in orario e quindi chiedo a Google Maps di darmi una previsione sui tempi e guardando la strada lui mi dice che attenzione, in quell'incrocio c'è un rallentamento perché ci sono dei lavori in corso, oppure c'è un rallentamento perché c'è stato appena adesso un incidente. E quindi prevedo che se passi da quel giro ci metterai un quarto d'ora in più rispetto all'altro giro che ti propongo, che è un po' più lungo, però alla fine ti fa perdere meno tempo, no? Immagino che tutti conosciate questo tipo di realtà, che l'abbiate utilizzata, è una funzione tipica di Google Maps. Ecco, la domanda è questa. Come fa Google Maps a sapere che lì c'è il rallentamento, che lì c'è stato un incidente, che lì c'è un senso unico che è cambiato? Oppure semplicemente che lì ci sono più macchine del solito, quindi c'è il classico ingorgo, c'è la coda, c'è la fila. Allora, ipotesi A, attraverso il monitoraggio costante fatto dai suoi satelliti. Cioè, Google Maps, secondo l'ipotesi A, avrebbe tutto un sistema di satelliti che monitora le strade e riesce ad avere questi dati in tempo reale per darvi l'informazione quando vi serve. Ipotesi B, sono gli stessi utenti a fornire i dati a Google attraverso l'utilizzo dell'applicazione. Quindi gli utenti che utilizzano l'applicazione, quando si collegano, non solo succhiano dati, ma danno dati. Quindi non solo voi avete ricevuto l'informazione che lì c'è un ingorgo, che c'è un incidente, ma state dando l'informazione su quanto tempo ci state mettendo per arrivare a un certo posto a Google, il quale poi la riutilizza. Oppure l'ipotesi C, Google utilizza unicamente i dati forniti dagli enti pubblici preposti a monitorare il traffico. Quindi Google stringe degli accordi con, che ne so, la società Autostrade, l'ANAS nel caso dell'Italia, o i vari comuni, le varie strade comunali dei vari comuni, e grazie a questi dati che gli arrivano costantemente, lui li incrocia e riesce a darvi questa previsione. Ecco, adesso qui siamo in una situazione in cui è difficile fare una. No, non riesco a vedere le vostre facce per vedere se ho generato un po' di. O se mi state guardando come dire, vabbè, ma sta cosa qui la sappiamo tutti, però ecco, lo lascio lì, quei soliti 5 secondi, provate a darvi una risposta senza bisogno che me la scriviate perché sennò devo aprire la chat e complichiamo. Provate a rispondere, poi magari le rivediamo dopo le risposte, però la risposta esatta è ovviamente la B. Esatto. È la B perché c'è scritto, nel senso che se voi leggete i termini d'uso della nostra amata applicazione, questa cosa è scritta. Cioè, nei termini di servizio, che sono quel documento che noi accettiamo nel momento in cui scarichiamo l'applicazione, quindi decidiamo di utilizzarla, diamo una serie di consensi e autorizzazioni al gestore dell'applicazione, quindi a Google in questo caso. Tra queste autorizzazioni noi stiamo dando l'autorizzazione a non solo prendere dati, ma a fornirli. E
Cosa vuol dire? Vuol dire che in sostanza tutti gli utenti che in quel momento hanno accesa l'applicazione stanno anche dicendo a Google dove sono e quanto ci stanno mettendo per arrivare in quel posto. Mischiando tutti questi dati, Google riesce a dire alle altre persone, quelle che sono ancora a casa e non sono ancora partite, riesce a dire che lì c'è un ingorgo oppure lì ci metterai di più e allora devi fare un altro giro. Ok, quindi visto così è un circolo quasi virtuoso, perché caspita, tutti danno dati e quindi questo poi va a beneficio di tutti. Sì, però da un lato è vero, dall'altro lato va a beneficio principalmente di Google, il quale ovviamente fa business di queste informazioni, perché non solo fornisce agli altri utenti queste le informazioni sul traffico, ma poi riesce a monitorare i vostri spostamenti, quindi sa più o meno che cosa vi interessa, sa più o meno a che ora normalmente uscite di casa, sa dove lavorate, perché più o meno vede dove andate tutti i giorni e via dicendo. Quindi, ripeto, lo si fa magari anche a mente serena, nel senso uno dice ok, ma io lo so che do questi dati a Google, non ho problemi. L'importante è, ecco, avere quel livello di consapevolezza. Il fatto che, da quello che mi sembra di capire, quasi tutte abbiano risposto B, vi fa onore, vuol dire che non siete poi così sprovveduti. Vi assicuro che ho fatto corsi in cui questa cosa ha sconvolto, ha creato scompiglio. E mi ricordo che alcuni, quando ero in aula, andavano poi a controllare sul cellulare e si accorgevano che avevano sempre acceso il GPS, cioè il famoso tra le varie funzioni del cellulare. Il GPS io tendo a non accenderlo sempre, lo accendo solo quando mi serve, perché così evito che almeno si sappia tutto ad ogni ora della mia posizione geografica, ma l'accendo solo nei momenti in cui davvero mi serve geolocalizzarmi e chiedere delle informazioni relative alla posizione, e allora in quel caso però so che nel momento in cui accendo quella spunta, non solo sto prendendo dati, ma li sto anche dando. Ok? Poi i più attenti magari possono farmi notare che in realtà la risposta davvero esatta a questa domanda sarebbe un mix di tutte e tre, cioè sicuramente prevale la B, diciamo, la risposta in un test a crocette io metterei B. È ovvio che poi Google riesce ad aggiungere del suo, probabilmente ha dei satelliti particolarmente performanti, non credo a livello tale da sapere se qua a Cornigliano Laudense, nel paesello sperduto in mezzo alla campagna lodigiana, ci sia un incidente o un rallentamento, non a quel livello. Può essere anche il caso C che Google abbia degli accordi con gli enti pubblici per avere dei dati, però credo che la buona parte delle informazioni che lui ci fornisce vengano da una rielaborazione delle informazioni crowd, si dice, dalla folla, che vengono dal basso. Crowdsourced, tecnicamente la parola.